Gli italiani hanno dalla loro parte l'infinita customizzazione dei prodotti e i prodotti Made in Italy hanno avuto grande successo nel mondo non solo per il grado di innovazione che incorporano, ma anche perché sono prodotti sempre customizzabili, sempre possibili da portare nella realtà del cliente e in modo personalizzato. C'è grande paura adesso nelle PMI italiane sul fatto che Industria 4.0 possa invece eliminare questo plus dell'industria italiana, spingendo verso una omologazione, anche perché i fornitori sono soprattutto di tecnologia, sono soprattutto grandi aziende dell'automazione tedesche, anche italiane, americane, ma che lavorano su piattaforme molto chiuse, rigide e nelle quali è difficile fare customizzazione di automazione, di soluzioni. Quindi c'è paura di omologarsi, a quel punto perdere vantaggio competitivo. Però devo dire che da questi panel di imprese che sto ascoltando, sia nei workshop anticipatori di MaxPay, sia nelle fiere, sto cogliendo invece un altro aspetto più positivo, e cioè che 4.0 può essere un alleato delle PMI italiane perché permette customizzazione infinita. Quindi si può avere efficienza produttiva ma anche unicità del pezzo prodotto. E se le nostre imprese capiscono che questa sfida si può vincere, ce la faranno. Se si lasciano sopraffare da protocolli informatici creati da altri, che possono essere solamente delle gabbie di ferro attorno al nostro sistema imprenditoriale, allora lì cederemo il passo inevitabilmente ai grandi fornitori tedeschi in particolare.